Buon pomeriggio a tutti, sono le 14:30, puntualissimi del 7 novembre, questa volta in diretta da Roma. Come al solito, prima di entrare nel vivo della diretta di oggi, che vi annuncio sarà una diretta bella polposa, perché abbiamo tantissima carne al fuoco, stanno succedendo cose importanti in Parlamento di cui voglio assolutamente raccontarvi, che magari sfuggono alle cronache politiche. Sapete che prima di cominciare abbiamo sempre la parte iniziale. Saluto intanto Alice Nerini e Vittoria Colombo, che sono le prime due che si uniscono alla nostra diretta. Edoardo Cagli, Lucia Bindocchi, benvenuti a tutti. Ma insomma, prima di andare avanti, ricordate di condividere questo video, di farlo sia adesso in diretta Facebook, appunto per poter invitare quante più persone possibile alla diretta, ma voglio anche ricordarvi di condividere il video che resterà di questa diretta sul canale YouTube, sul sito ivanscalfarotto.it e naturalmente su questa pagina Facebook. Dicevo, molte notizie, molta carne al fuoco quest'oggi. Innanzitutto parto dal fatto che, come vedete, sono a casa. Sono a casa, sono le 14:31. Il motivo per il quale sono a casa è che anche oggi il Parlamento non vota. Anche oggi l'Aula di Montecitorio non vota, così che tutto il lavoro delle commissioni è stato concentrato questa mattina. Io sono stato in giunta per le autorizzazioni dalle 9:30, poi ho fatto lavoro successivo perché domani saremo in aula e dovrò intervenire, quindi sono rimasto in commissione. Poi a mezzogiorno sono andato in commissione esteri fino all'1:30, ma poi sostanzialmente sono tornato a casa perché il pomeriggio è completamente libero in quanto l'aula non si riunisce e non vota. Sapete che questo è un po' un tema ricorrente di questa legislatura: i provvedimenti non arrivano in aula, il governo spesso non trova l'accordo sulle questioni e quindi sostanzialmente non ci fa lavorare. E in questo caso, in questa fase, il grande tema è questo che sapete di questo decreto anticorruzione e in particolare delle norme sulla prescrizione che il Movimento 5 Stelle tiene a introdurre nel decreto e che la Lega assolutamente non vuole portare in questo decreto. Ora, il problema qual è? Che sapete che oggi in Senato è stato votato il provvedimento cosiddetto immigrazione e sicurezza, un provvedimento a cui Salvini teneva tantissimo e che ha visto una bella pattuglia di dissidenti del Movimento 5 Stelle, chi è uscito, chi si è dato malato. E insomma, il governo in buona sostanza è stato costretto a porre la fiducia su questo tema. Ora, dovete sapere che il Movimento 5 Stelle, in particolare sull'uso della fiducia, ha fatto sempre una grandissima polemica dicendo che era uno snaturamento del Parlamento, uno svuotamento delle funzioni appunto democratiche delle assemblee parlamentari, e ce lo hanno rimproverato moltissimo anche quando noi, come sapete, governavamo senza avere una maggioranza stabile in Parlamento. Ebbene, Lega e 5 Stelle, che invece hanno una maggioranza stabile, è vero, al Senato è più o meno di una decina di voti, forse qualcosa in meno, ma è una maggioranza solida, magari l'avessimo avuta noi bella così importante, hanno deciso di mettere la fiducia, il che vuol dire che ci sono problemi, che evidentemente è difficile compattare, tenere compatte le fila della maggioranza e quindi con buona pace delle scatolette di tonno e dell'onestà onestà e della democrazia che era violata col voto di fiducia, oggi il governo si è presentato in aula, nell'aula del Senato, e ha chiesto la fiducia su questo provvedimento. Ora, che cosa succede? Che ovviamente sul provvedimento c'era tensione da parte del Movimento 5 Stelle, nel quale esistono degli eletti che hanno un'anima, per così dire, non particolarmente securitaria nello stile di Matteo Salvini, e che hanno appunto detto no. Penso a Paola Nugnes, penso a De Falco, ricordate il famoso comandante che disse a Schettino di risalire sulla Costa Concordia, che si sono opposti a questo provvedimento, ma che appunto Salvini ha voluto e che la Lega alla fine ha ottenuto perché il Movimento 5 Stelle ha dovuto ovviamente concederlo. E questo ha fatto pensare a Di Maio che gli spettasse un ritorno, in un certo senso, gli spettasse un corrispettivo. E qual è questo corrispettivo? Il corrispettivo è l'idea di introdurre all'interno del decreto di questo disegno di legge anticorruzione una norma sulla prescrizione. Che cos'è la prescrizione? La prescrizione è un principio giuridico che vale nel diritto penale di tutela degli imputati, sostanzialmente, che dice che un procedimento penale non può durare in modo infinito.
cioè che essere soggetti a un procedimento penale è già in qualche modo una restrizione della propria libertà personale, essere imputati in un processo evidentemente è fonte di ansia, di spese, perché bisogna avere un avvocato, bisogna essere a disposizione del procedimento e quant'altro, e anche psicologicamente essere imputati credo che non faccia piacere a nessuno, e quindi la civiltà giuridica dice, beh, questo periodo di tempo nel quale si è sotto processo non può essere un periodo infinito. A un certo punto bisogna che lo Stato si metta in condizione di dichiarare se l'imputato è colpevole o innocente. Se non lo fa, il procedimento si estingue perché, appunto, questo tempo massimo è scaduto. Che cosa vogliono invece i grillini? Che la prescrizione si sospenda alla fine del primo grado di giudizio. Quindi, che cosa succede? Una volta che il giudice ha pronunciato una sentenza di condanna in primo grado, tutto quello che segue, quindi la fase di appello, l'eventuale fase di cassazione, possono durare senza limite. 10, 15, 20, 25, 30, 35 anni, un cittadino può restare sotto processo per sempre. Ora, questo è evidentemente un concetto che non sta né in piedi, né in cielo né in terra, non sta in piedi. Perché? Perché è evidente che bisogna arrivare a sentenza ed è evidente che è giusto che l'imputato, se ha commesso il reato e quindi se è colpevole, sia dichiarato tale. Però lo Stato deve attrezzarsi per arrivare a sentenza in tempo ragionevole, in buona sostanza. Cioè non si possono lasciare le inadempienze o la disorganizzazione dello Stato, la pigrizia in capo al cittadino che è soggetto al procedimento penale. Anzi, chiaro che se venisse meno la prescrizione, i giudici potrebbero anche rimandare con grande calma le questioni, tanto la prescrizione non c'è, facciamo la prossima udienza tra 2 anni o tra 3. E quindi questo concetto, questo principio che è molto inviso a tanti e inviso anche alla Lega, segnalo per esempio Giulia Buongiorno, che è un avvocato, tra l'altro penalista importante, che ha preso una posizione molto forte. La Lega dice di qui questa roba non si può fare. Che cosa sta comportando questa cosa? Che siamo bloccati. In Parlamento sono bloccati, innanzitutto perché c'è stato un tema legato all'inammissibilità di questa, di questo, diciamo, di questa proposta dei grillini. Perché? Perché il provvedimento di legge, come vi ho detto, è un provvedimento anticorruzione. Allora si è cominciato a dire, ma come si fa a introdurre una norma sulla prescrizione dentro una legge che si occupa di corruzione? Questa norma sulla prescrizione ha portata generale, mentre invece il disegno di legge si riferisce a un reato particolare, cioè la corruzione. Quindi c'è una disparità di materia. E è stato sollevato questo tema e su questo tema non si riesce ad avere una risposta neanche dalla presidenza, delle commissioni coinvolte. E quindi sostanzialmente in questo momento, in questi momenti, appunto, le commissioni si stanno riunendo alla sala del Mappamondo, credo alle 3, ma siamo bloccati e per questo non si riesce ad andare in aula. Sostanzialmente c'è proprio un blocco, su questo tema e quindi la maggioranza non ne viene a capo. Questo è veramente quanto c'è da dire. Peraltro, voglio sottolineare che in questo provvedimento sulla corruzione c'è stato una segnalazione di Marco Canestrari, che è stato un collaboratore di Casaleggio, poi diventato un dissidente, che segnala che dentro questo disegno di legge c'è una norma salva Casaleggio, cioè una norma che sostanzialmente fotografa la situazione che c'è in questo momento tra il Movimento 5 Stelle e Rousseau. Voi sapete che i parlamentari del Movimento 5 Stelle danno a Rousseau, credo, 300 euro al mese ciascuno di loro. Tenete conto che i parlamentari del Movimento 5 Stelle credo complessivamente siano 320, quindi fatevi i conti, 300 per 300, quanti soldi sono al mese che Rousseau prende. Ma molti si chiedono che diciamo funzione, che collegamento logico ci sia tra Rousseau e il Movimento 5 Stelle. Ebbene, la legge lo fotografa e lo sancisce. Dice sostanzialmente che fondazioni, associazioni di questo genere possono essere collegati a partiti politici, che ogni partito politico può essere collegato soltanto a una di queste fondazioni, di queste associazioni. Quindi se i parlamentari 5 Stelle, mettete un pezzo di parlamentari o tutti i parlamentari 5 Stelle, volessero dire un bel giorno, noi non vogliamo più lavorare con Rousseau, vogliamo lavorare con un'altra associazione che ci creiamo noi. Ebbene, questo non sarebbe possibile perché, come dice la norma, ogni partito potrebbe essere collegato a una sola associazione. Quindi, essendo i gruppi parlamentari collegati a Rousseau,
non si potrebbe, non potrebbero scegliere di andare con qualcun altro. Quindi in questo modo si ufficializza il rapporto tra Casaleggio e il Movimento 5 Stelle e tutti ci siamo sempre chiesti: ma che cosa hanno a che fare? Sapete che Davide Casaleggio, quando va in televisione, le rare volte che ci va, dice: ah, io sono un consulente, no? Do dei pareri così, en passant dei pareri al Movimento 5 Stelle. Ebbene, adesso, quale sarebbe il rapporto tra Casaleggio e Movimento 5 Stelle? Entra trionfalmente in una norma di legge che viene fatta proprio per fotografare e legittimare definitivamente questa situazione. Segnalo sempre sul fronte del Movimento 5 Stelle la polemica che sta nascendo in queste ore. L'avete vista probabilmente sui giornali. Sapete che anche con i comitati di azione civile abbiamo chiesto a tutti gli aderenti ai comitati e in generale a tutti quanti di firmare una petizione che c'era che c'è su change.org per la riapertura di Casa Italia. Sapete che c'è stato un momento di grande. Abbiamo avuto 32 morti per il maltempo e per il dissesto che l'abusivismo che purtroppo hanno devastato il nostro territorio. Sapete che questo governo ha chiuso l'unità di missione contro il dissesto idrogeologico, ha chiuso Casa Italia, quindi con la petizione di change.org si chiede di riaprire Casa Italia. Ma la notizia di questi giorni è che non soltanto il Movimento 5 Stelle ha introdotto una norma sul condono a Ischia, appunto, un condono che per decine di migliaia di abitazioni, talune distrutte, ma costruite in luoghi dove non si poteva farlo, anche per il rischio sismico, oltre che per quello ambientale, paesaggistico, eccetera, che verranno sanate sulla base della legge dell'85, quella creata dal governo Craxi, la più lassista di tutte, ma si viene a sapere addirittura. E mi dispiace dover introdurmi, diciamo, nella vita privata di Luigi Di Maio, che la casa di Luigi Di Maio, se vedete ci sono le fotografie sui giornali, è una specie di torta nuziale che si è sopraelevata su se stessa a più riprese con delle proprio superfetazioni, delle sorta di escrescenze, che verande, verandine e quant'altro, che sono state condonate poi dal papà di Luigi Di Maio man mano. Quindi diciamo che Di Maio da un lato affermava la sua contrarietà ai condoni e a tutti i condoni, ma poi non soltanto l'ha messi nella legge su Genova, il condono per Ischia, ma poi abbiamo scoperto anche che evidentemente invece con i condoni aveva una certa sua familiarità anche di famiglia. Mi riferisco sempre all'attività dei comitati di azione civile per ricordarvi anche la campagna che è stata lanciata ieri dai comitati, che si chiama hashtag Dica33 a tutela dell'articolo 33 della Costituzione. Sapete, l'articolo 33 della Costituzione dice che l'arte e la scienza sono libere. E libero ne è l'insegnamento. In realtà, quello che è successo ieri è che il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, lo scienziato Roberto Battiston, è stato chiamato dal ministro Bussetti, ministro leghista dell'istruzione, ed è stato mandato via senza ragione apparente. È una cosa talmente strana e talmente curiosa che il viceministro di Bussetti, viceministro che si chiama Fioramonti e che è del Movimento 5 Stelle, ha detto in pubblico: ma io non ne sapevo niente, prima di cacciare uno scienziato da un ente di ricerca bisognerebbe parlarne col viceministro che si è sempre occupato di ricerca, che sarebbe lui, Fioramonti. Quindi Fioramonti ci ha detto che non sapeva niente della decisione di Bussetti, il ministro e il viceministro. Quindi un altro degli elementi in cui diciamo delle aree in cui si evidenzia un totale disaccordo all'interno della maggioranza di governo, come vedete ne sono tantissimi. Noi ci preoccupiamo soltanto del fatto che appunto la ricerca, che dovrebbe essere libera ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, evidentemente è sotto attacco da parte del governo. I giornali di oggi dicono che il governo sta pensando di sostituire uno scienziato, Battiston, con un generale in pensione, quindi la scienza nelle mani dei generali. Non so se questo vi ispiri sentimenti di serenità e di tranquillità, a me non tanto, e quindi abbiamo chiesto a tutti, l'ho fatto io ieri, ma ve lo chiedo a tutti voi, di fare una foto di voi stessi con un cartello che dica hashtag Dica33 e sotto magari giù le mani dalla ricerca, e di metterlo sui vostri profili social, come ho fatto io proprio ieri. Quindi l'invito è: cartello hashtag Dica33, giù le mani dalla ricerca, e postatelo sui vostri social, vostri profili social, Twitter, Facebook e quant'altro, per sostenere appunto la libertà di ricerca, che mi sembra, come molte altre cose, grandemente in pericolo. Vi ricordo che se volete costituire un comitato di azione civile, il sito è www.comitatiritornoalfuturo.it, www.comitatiritornoalfuturo.it.
Bastano 5 persone, ci sono 7 valori da difendere, uno appunto il sapere e la ricerca scientifica, un altro è la crescita sostenibile, voglio segnalarvi, ma ne parleremo, che sabato a Torino c'è una manifestazione a favore della TAV, che è un'infrastruttura, una delle numerose infrastrutture che questo governo sta bloccando, ma ci sono molte cose che sono a rischio, la libertà di stampa, sapete, gli attacchi ai giornali sono ormai quotidiani, l'attacco alle istituzioni di garanzia, alle authorities indipendenti. È un governo purtroppo che sta mettendo a dura prova non soltanto, diciamo, le nostre opinioni e l'opinione su quello che fa, ma purtroppo anche che sta mettendo a dura prova le regole democratiche e diciamo, il nostro contratto sociale. È per questo che è il momento di fare resistenza civile, è il momento di incontrarsi anche al di là delle differenze politiche. Io sono un dirigente, un parlamentare del PD e sono, diciamo, estremamente fiero e orgoglioso di farne parte, ma penso che oggi ci sia da difendere non soltanto i valori del mio partito, ma i valori della Repubblica. E quindi al di là delle differenze possiamo dividerci stando in partiti diversi, votando per partiti diversi, ma quando si arriva a stabilire che per un ente di ricerca come l'Agenzia Spaziale Italiana non ci voglia uno scienziato, ma ci vuole un generale, il problema non è più di un partito o di un altro partito, il problema è di tutti noi cittadini ed è su quello che dobbiamo operare. Io mi fermo qui, 16 minuti, un pochino lungo ma non troppo, spero di essere in diretta anche domani, ma domani se si sblocca la situazione, se troveranno un accordo, dovremmo essere in aula a votare per tutti i voti che non abbiamo fatto oggi, diciamo così, e recuperare in termini di produttività. Vi segnalo che questa sera alle 20:30 sono ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4, quindi se volete vedermi Rete 4 20:30 con Barbara Palombelli a Stasera Italia, per il momento ricordandovi di condividere questo video che tra poco troverete sul mio sito ivanscalfarotto.it, sulla pagina Facebook sulla quale già siete o sul canale YouTube. Ecco, se avete condiviso posso anche salutarvi e augurarvi buona serata. Ciao!